Salve a tutti, come avete visto dal titolo, oggi parliamo della differenza tra farmacodinamica e farmacocinetica. La farmacodinamica e la farmacocinetica sono due branche fondamentali della farmacologia che studiano l'interazione tra i farmaci e l'organismo, ma da prospettive diverse. E questo video mira a delineare le differenze chiave tra questi due concetti per una migliore comprensione e della loro importanza nel contesto dell'uso dei farmaci. Essenzialmente la farmacodinamica si occupa dello studio dell'effetto che i farmaci hanno sull'organismo, in particolare esamina il meccanismo d'azione dei farmaci, ovvero come questi interagiscono con le cellule e i tessuti per produrre una risposta terapeutica. La farmacodinamica analizza quindi le relazioni tra la concentrazione del farmaco nel sito d'azione e l'effetto farmacologico ottenuto, includendo la valutazione della potenza, dell'efficacia e degli effetti collaterali dei farmaci. Elementi chiave della farmacodinamica includono quindi il meccanismo d'azione, il processo specifico attraverso il quale un farmaco produce il suo effetto terapeutico. La relazione dose-risposta descrive come la risposta biologica varia con la concentrazione o la dose del farmaco. L'efficacia, ossia la massima risposta che può essere prodotta da un farmaco, e anche la potenza, cioè la quantità di farmaco necessaria per produrre un effetto di una determinata intensità. Per quanto riguarda la farmacocinetica, d'altra parte, si concentra su come l'organismo agisce sui farmaci. Questa disciplina studia quindi il movimento dei farmaci attraverso il nostro corpo, includendo i processi di assorbimento, distribuzione, metabolismo ed escrezione, cosiddetto ADME. La farmacocinetica è cruciale per comprendere la concentrazione del farmaco nei vari tessuti nel tempo, permettendo così di ottimizzare le dosi per mantenere l'efficacia terapeutica, minimizzando gli effetti collaterali. I principali parametri farmacocinetici includono quindi l'assorbimento, il processo attraverso il quale il farmaco entra nel flusso sanguigno, la distribuzione, ossia la diffusione del farmaco nei vari tessuti del corpo, il metabolismo, ossia la conversione del farmaco in metaboliti, spesso meno attivi, che è il processo che avviene principalmente nel fegato. E l'escrezione, ossia l'eliminazione del farmaco e dei suoi metaboliti dall'organismo, processo che avviene chiaramente principalmente attraverso i reni. Differenze fondamentali sono la distinzione principale tra farmacodinamica e farmacocinetica, risiede proprio nel loro oggetto di studio. La farmacodinamica esplora l'effetto del farmaco sull'organismo, mentre la farmacocinetica investiga l'azione dell'organismo sul farmaco. La comprensione di entrambi questi aspetti è essenziale per lo sviluppo e l'uso ottimale dei farmaci, permettendo chiaramente di stabilire i regimi posologici che massimizzano l'efficacia terapeutica, minimizzando i rischi di effetti collaterali e quindi anche la tossicità. In conclusione, la farmacodinamica e la farmacocinetica forniscono insieme il quadro necessario per comprendere in modo completo l'interazione tra farmaci e organismi viventi, guidando lo sviluppo di strategie terapeutiche efficaci e sicure. Chiaramente bisogna tener conto di questi due concetti anche quando il medico stesso consiglia o somministra un farmaco al paziente, ci sono delle condizioni che possono alterare in maniera più o meno importante la farmacocinetica e la farmacodinamica del farmaco, alcune volte per interazioni fra molecole che possono amplificare o competere nelle loro azioni. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.